cari elettori, gli amici hanno desiderato fare una ripresa di alcune opere che, al cura del governo, sono state eseguite nei comuni del nostro collegio e mi hanno invitato a rivolgervi due parole. Ho colto più volentieri l'invito, che mi consente di rivolgervi un caldo saluto e di ringraziarvi fin d'ora, qualunque possa essere l'esito della competizione elettorale, per i suffragi che voi tributerete alla Democrazia Cristiana e al mio nome. Come senatore e dal posto di governo ho cercato di essere sempre al vostro fianco e possiamo ben dire di aver fatto assieme delle cose nuove e buone nella nostra zona. Ciò torna ad onore del popolo e delle autorità che hanno promosso le varie iniziative o che vi hanno contribuito. Il documentario che la generosità degli amici ha voluto presentare non indica tutti i comuni che sono state compiute. Una più larga documentazione voi la troverete nella lettera che ho desiderato rivolgervi. Questo documentario è tuttavia una testimonianza che voi apprezzerete. Voi sapete che per mio costume non faccio promesse, tranne quella del mio personale impegno di collaborazione con voi e con l'autorità per la soluzione e la migliore impostazione di tutti i problemi in atto e dei problemi che via via si presenteranno, così come ho fatto per il passato. Una raccomandazione permettete però che io vi faccia. Non disperdete i vostri voti fra liste piccole o grandi, molteplici liste che hanno il solo scopo di sottrarre ai partiti di centro imperniati sulla Democrazia Cristiana i suffragi necessari al successo e non li sprecate per candidature al Senato che non hanno alcuna possibilità di riuscita. Vi rinnovo il mio caldo saluto e lo intendo estendere a tutti, amici ed avversari, ed anche coloro che osano definirsi nemici e che io non considero e non posso considerare tali. E vi auguro di esercitare l'altissimo ufficio del voto senza rancori, senza passioni e senza pregiudizi, dopo meditata riflessione e avendo innanzitutto invocato l'aiuto di Dio. Buona salute e arrivederci.